Se me l'anzi io. E non sono andato alle prove del tour dei Nobreno perché volevo fare questo tour qua e vi ho già detto i motivi, insomma, anche un po' picchi. E poi volevo anche stabilire un record. Siccome il disco ho seguito la produzione artistica e tutto quanto, ho lavorato lacrimente, ma non sono mai entrato in sala prove. E ho detto, voglio anche fare il tour senza entrare in sala prove. Per cui nel frattempo ho detto, vado a fare un giro di un paio di mesi e i Nobreno penseranno ad organizzare il tour. Ma di fatto questo pensiero mi mette molta ansia. E credo che il mal di gola che io in questi giorni ho derivi dal fatto che poi devo andare a suonare con loro un concerto che non so nemmeno come sia venuto fuori, come sarà sicuramente una schifezza. E comunque questo mal di gola è solo un aspetto marginale, per esempio, di questo concerto. E che di fatto poi non ha una forma sua, per cui tutte le volte devo trovare qualcosa di cui parlare, tipo il mal di gola di cui sto parlando. C'ho anche un foglio qua, per esempio, con delle frasi a caso che guardo quando non so cosa dire. Allora, la realtà è nulla sul quale un osservatore disegna i bordi di qualcosa. Questa è una frase che mi sono segnato, non so, non ci ho messo la data. E pensiamo, questa cosa qui, per esempio, mi sembra molto interessante, no? La scaletta dove? Sì, io credo che la realtà sia nulla sulla cui superficie noi facciamo un disegno e quel disegno diventa qualche cosa. Cioè, il mio mal di gola, per esempio, non credo esista. Credo che io abbia disegnato un mal di gola sulla realtà. Io adesso ce l'ho, però è vero, ok? Non riesco ad allacciarlo a nessuna delle canzoni che leggo qui davanti, però. Devo rifare un po' gli appunti, peccato che questa è, credo sia l'ultima data di questo tour. Allora, sono sempre su un palco, per cui la sera dell'omicidio io sto suonando.
Allora ho risolto la cosa e trovando una persona che mi assomiglia molto, lui sta sul palco, tanto non si vede da lontano, e io nel frattempo vado. Comunque questo pezzo tra l'altro non parla nemmeno di omicidio, parla di suicidio, parla di una che si è suicidata per me. Vabbè, è scritto in un momento un po' narcisistico, però... Ho passato i miei giorni chiedendole scusa, ma lei non c'è più. Si è tolta la vita pensando che io non l'avrei amata mai. Pensavo giocassimo, ma lei viveva per me, solo per me. Si è tolta la vita sapendo che io non l'avrei amata mai. Non lavoravo ed andai quella sera da lei, non so perché. Non lavoravo e trascorsi la notte da lei, aiutandola a illudersi. Non lavoravo ed andai volentieri con lei, aiutandola a credersi mia, mai più lo farei, illuderla d'essere mia. Si è stretta un gran nodo sul collo per dire addio all'infelicità, pensando fosse più bello morire come 100 anni fa. Troppo romantica, dolce, nostalgica, pure morendo lo fu, mettendomi in cuore la colpa di chi ha buttato via ciò che rubò. Oh, scorsi la notte da lei, aiutandola a illudersi. Non lavorare andai volentieri con lei, aiutandola a credersi mia, mai più lo farei, illuderla d'essere mia, mai più lo farei.